bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi porto qui a Spazio Comics a Colleferro, dove ci stanno un sacco di cosplayer e li andrò a rompere le palle, a fargli qualche domanda un po' così a qualche cosplayer. Ma ovviamente, come al solito, già lo sapete, dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che qua ho visto già i primi cosplay stanno qua dietro di me, ce ne stanno un bel po', e gli vado subito a rompere le palle. C'è sta Batman direttamente da Gotham City. Da Gotham City, aspetti, ecco, sì, ok. Allora, perché hai scelto sto cosplay Batman? Perché voleva morire di caldo. Di caldo, bravissimo. Ok, oltre a quello, perché è un costume che mi piaceva farlo, l'ho molto fatto. Ha detto un costume facile, easy da fare. Batman, sì, molto easy. Tutto sto ambaradam di Batman. Tutto, diciamo, stampato in 3D e alcune parti l'hai in forma. Fatto? Mi hai risposto prima alla domanda. L'hai fatto tu? L'hai rubato? No, l'ho fatto io al 100%. L'hai rubato? Ah, l'hai fatto tu? Sì, l'hai fatto. 100%. Ah, okay. Pensavo l'avesse rubato. No, l'hai fatto tu, l'hai fatto. Sì. Quanto tempo ci hai messo? Sei mesi e mezzo, bello, beh, mi piace molto. Ragazzi, grazie. Votate nei commenti che voto gli date a sto Batman. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene carino, quindi, a metà la goleador, messo guadagnata goleador. Qua invece ci abbiamo Hercules. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Allora, prima cosa, perché è forte. Essendo che io sono forte, devo essere per forza Hercules. Devi essere Hercules. Fa vedere muscolo. Non c'è. È senza muscolo, Oh, ma me stai a pia per Hercules. Senti, l'hai fatto tu, l'hai rubato, l'hai commissionato. Tutto noi. Tutto. Lo sei fatto da solo? Tutto. Hercules se l'è fatto da solo. E quindi... non qua, significa niente. Qua sta pure un altro, c'è pure lui. Tu sei Pegasus di Wish. Pegasus di Wish, no, sì. Di Wish. No, di AliExpress. Hai fatto da me. Ah, l'hai fatto tu, l'hai fatto. L'ho mandato AliExpress e me lo sono ricomprato. Ah, ecco, vedi. Quanto tempo ci hai messo per farlo? Calcolo che questa armatura c'ha alla storia di 12 volte, 18 volte solo il busto. 18 volte, è diventato maggiorenne. Qua invece ci stanno pure loro, che sono i giudici della gara, giusto? Così ho visto, così girano le voci. Tu sei? Io sono Jack. Tu sei Jack, tu sei? Lucifero, tu sei? Io sono Ox. Okay. Eh? Ox. Loro sono loro. Sei, ma avvicino qua, se no non si vede niente. Allora, da quanto tempo fate cosplay? Allora, dal 2019. Ok, tu invece? 10 anni, vorrete più, credo. Tu? Dal 2016. Quindi la più vecchia sei tu, diciamo. È il più vecchio. Perché? Che state a fare qua, oltre a fare i giudici? I giudici. Beh, i vostri criteri. Molte persone ci chiedono, ma i giudici in base a cosa decretano un vincitore? Alla simpatia, alle conoscenze dimmi qualche criterio. Alle conoscenze, avete fatto. Tu invece? Dall'interpretazione. Tu? Dalla fattura del costume. Dalla fattura, no, qua è tutto a nero, qua non si fanno fatture e quindi... Lui mi piace, sì, molto bravo, umma, sì, tutto così. Bella, starne qui col martellone mi piace proprio, molto, molto, molto hot, devo dire. Perché hai scelto sto martellone così? Parla da solo. Bello, la tua faccia qua, questo è per i rompicoglioni come a me, diciamo. Me lo dai in faccia, prima di spaccarmi. Dall'altra parte ci abbiamo... Che sta? Ah, la faccia di Batman, l'ho visto prima. Ecco perché c'aveva la faccia un po' piatta, gli avevi già schiaffato in faccia, ho capito. Perché è passato per qua. Bravi, ecco la faccia rotta, gli ha lasciato. Perché hai scelto sto cosplay oggi? Perché questa versione qua per il caldo. Per il caldo. Proprio sincera.
Non so, un po' più fresca. Ah, più fresca. Oggi fa Harlequin sexy. Come se leva il camice, boom, tutto bello pronto per il sito blu e bianco, diciamo. Ma non è questo il caso, non è questo il caso. No, da quanto tempo fai cosplay? Da quando ho 16 anni. Sì. Sempre Harlequin hai fatto? No, tipo Ariel, Meg, di Hercules, altri personaggi Disney, un'ape. E questo è nuovo, questo qua? Questo cosplay è nuovo? Questo qua è da 2019. Okay, dai, sì. c'è sta, raga, c'è sta. Ragazzi, votate anche lei nei commenti da 1 a 10 quanto è figa, quanto è bello suo cosplay. Mi raccomando però, raga, non fate gli stronzi, sennò viene col martellone e vo schiaffa in faccia. Qua invece ci sta lui che... Tu come ti chiami? Andrea. E Andrea, tu invece sei... Giovanni. Giovanni sono io. Lui è Giovanni. Io sono Giovanni. No, tu sei Mrs. Doubtfire. Senti, ma che stai dicendo? C'è le tettone dure, te lo posso dire, belle toste. Le sto sentendo dietro. Questo video sta diventando un po' un po' Senti, che state a fare qua? Stiamo vendendo l'arte di Andrea con la pirografia e le cose cucite col cuoio mano. Questa è tutta roba che fai tu. Esatto. Tutta roba che fai tu. Sì, complimenti, devo dire, raga. Tutti i pezzi unici fatti a mano. Dai, oggi famo anche una parte marchetta. Sezione marchetta. E quindi venite qua a Spazio Comico. Va bene, seguitelo sui social. Dove sta? Ercoso col QR code, voi fate e voi spedite pure, giusto? Sì. Spedite pure. E ovviamente dopo. Ah, è vero, c'è sta pure Jumanji Project. Tra poco guarda ci qua. Cambiamo. Fate anche pure tu te cambi, fai Jumanji Project. Io faccio la foresta. Tu fai la foresta. Non vogliamo sapere quale foresta. Eccola la foresta, il boschetto, eccolo qua. Quindi da quanto tempo fai sta pirografia e col cuoio? Perché pure allora, cuoio... la pirografia è qualche anno, i lavori col cuoio invece da meno di un annetto. Bello, però devo dire, è tanta roba, ha fatto molto... Molto bene, qua, diciamo. Ragazzi. Quindi, ragazzi, abbiamo intervistato alcuni cosplayer. Qua ce ne stanno altri a fare le iscrizioni, ragazzi. Ce ne stanno veramente tanti di cosplayer a partecipare alla gara, tra cui io. E quindi noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ma quanto sei figo! Devo dire tanta roba, votate anche lui nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Sciocari!